Ma è vero che i giapponesi non dicono mai ti amo? Ne siamo davvero sicuri? Scopriamolo assieme in questo video. Un paese lontano, una cultura assai diversa e anche solo per questo affascinante, dagli usi e costumi misteriosi. Il Giappone è per molti italiani proprio questo, e ciò che è lontano, sconosciuto e misterioso suscita curiosità e questa stimola al mercato dell'informazione. Siti web, blog, canali YouTube, programmi televisivi, magazine, chi più ne ha più ne metta, tutti intenti a svelare i segreti di questo meraviglioso paese. Tuttavia, molte persone preferiscono solo vedere, sentire o leggere di cose strane, eventuali, improbabili o luoghi assurdi. Così nasce e cresce un'informazione abbastanza deviata e deviante, basata sull'andare a cercare quel piccolo, unico punto di sfogo per la creatività e l'eccentricità. E lo si mostra come a dire: in Giappone succedono cose folli. Uno dei punti che vogliamo smentire è, tra i tanti, la voce che gira per la rete sul fatto che i giapponesi non dicano mai ti amo. Da qui poi l'escalation è inevitabile. Sono un popolo chiuso, introverso, timido, freddo, senza emozioni, pensano solo al sesso, sono deviati, eccetera. Ovviamente non è che una leggenda metropolitana. Ma da cosa è nata? Com'è che un giorno qualcuno si è inventato questa cosa che i giapponesi non dicono ti amo? Quali motivi hanno spinto alla creazione di questa diceria e come mai viene così tanto ripetuta, tanto da essere considerata ormai verità? Non ce la si può certo prendere se un turista che non parla giapponese, che non conosce a fondo la cultura e la lingua del paese, guardando coi mezzi che ha il popolo giapponese, crede di vedere alcuni comportamenti, alcune situazioni e le riporta a come le ha potute comprendere. Non è di certo da biasimare, poiché è una testimonianza sincera e tutto sommato genuina, mostra ciò che l'occhio italiano vede. È da biasimare quando ad usarla è chi sa che non è corretta. Ma veniamo a noi. I giapponesi quindi dicono la famosa frase ti amo? La risposta è sì. La prima cosa di cui tenere conto è la questione del rispetto nella cultura giapponese, di cui abbiamo già parlato diverse volte. L'educazione e il rispetto degli altri, della cultura giapponese, impongono che si eviti a tutti i costi di creare situazioni che possano generare imbarazzo o comunque problemi di qualsiasi tipo in chi ci circonda. Una coppia sposata non ha il diritto di esternare il proprio amore in pubblico con effusioni che possono imbarazzare o mettere in una situazione di disagio chi li circonda. A voi non è mai capitato di pensare: ma perché queste smancerie non le fanno a casa loro, guardando le effusioni d'affetto fuori luogo, per esempio sul bus, magari proprio a pochi centimetri da noi? Un coniuge che ha appena subito un doloroso lutto, vedendo una coppia che si bacia o che si dice paroline romantiche, non sentirebbe un moto di dolore e nostalgia? E la madre che deve gestire un bimbo piccolo e vede una coppia baciarsi con trasporto, come si leva d'impiccio la frase che di certo questi pronuncerà: mamma, ma cosa fanno quei due? È per questo che in genere le regole della buona educazione giapponese dicono che in pubblico non si deve manifestare troppo il proprio amore, compresa la frase famosa ti amo. La diceria che le coppie giapponesi non si tengano per mano, invece, è totalmente inventata. Un altro fattore che ha determinato il nascere, crescere e proliferare di questa leggenda metropolitana è una pessima conoscenza della lingua giapponese, non solo delle regole grammaticali, ma soprattutto della lingua reale, parlata e viva, nonché della cultura che ad essa è ovviamente intimamente legata. Se prendessimo un vocabolario e cercassimo la parola ski, troveremmo sicuramente la definizione mi piace, ed è corretta. Se voglio dire che mi piacciono i manga, ad esempio, direi manga ga suki. e letteralmente sarebbe mi piacciono i manga. Se poi volessi enfatizzare, potrei aggiungere dai, che sarebbe grande, quindi suki diverrebbe dai suki. ovvero mi piace molto, ma in realtà diventa una traduzione molto banale. Dai suki. Non è solo il rafforzativo di Suki. ma indica proprio un amore, un'adorazione. Pasta ga dai suki. Non è solo un mi piace molto la pasta, ma è proprio un adoro la pasta. Quante volte in italiano usiamo dire ti piace la cioccolata? Io amo la cioccolata! Che cosa vogliamo dire? Che proviamo sentimenti, batticuori ed emozioni stando al contatto con la cioccolata? Che potremo passare ore a tenere abbracciata una tavoletta Kinder? Usiamo il verbo amare per indicare piacere molto. Ed eccoci al punto. Nella lingua giapponese è esattamente la stessa cosa. Dire Sakka ga daisuki. vuol dire proprio io amo il calcio. Ma chiunque con un po' di buon senso comprende che il reale significato è io ho una grande passione per il calcio, barra mi piace davvero molto. Ma se lo usassimo per parlare di qualcuno? Se si sentisse dire Kimi no koto ga daisuki. cosa potrebbe voler dire? Beh, certo, se a dirlo fosse la propria figlia, probabilmente staremmo parlando della classica frase figlia madre ti amo. Ma se a dirlo fosse una coetanea, mi piace moltissimo ciò che è relativo a te, è la traduzione del vocabolario. Ma siamo forse creature il cui cervello è dominato da Google Translate? No, direi di no. Questa frase è semplicemente io ti amo. Sempre parlando di piccoli errori dettati dalla conoscenza prettamente grammaticale della lingua giapponese, arriva il fatidico momento di parlare del verbo aisuru. Nel vocabolario la parola ai è tradotta come amore. Ed è vero, non
funge da noi negarlo. Quindi, se teniamo conto che il verbo suru è molto simile al nostro verbo essere, fare, va da sé che viene fuori un bel verbo amare, ed è corretto anche questo. Peccato che il giapponese, almeno nel giapponese moderno parlato e vissuto, quasi nessuno usi questa formula per dire il classico ti amo. È antiquato, risulta troppo formale. In pratica, sentirselo dire in giapponese equivale a sentirsi dire in italiano dal proprio partner provo seri sentimenti di genuino infatuamento nei tuoi confronti. Sì, beh, forse in alcune situazioni potrebbe anche essere bello, in qualche dichiarazione romantica e super dolce dei film d'amore, nelle belle frasi dei poeti o nelle dichiarazioni da baci perugina da consegnare a San Valentino. E difatti anche in giapponese viene usata in questi contesti, film, serie tv, detti drama, manga e affini. Ma nella vita reale, se la si pronuncia, la gente penserà, ma come parla questo? Sembra un samurai. E ci va ancora bene se siamo degli stranieri, per cui penserebbero semplicemente, che bravo, conosce questo vocabolo e sa coniugare bene la frase. Peccato però che non sa che in giapponese non si usa, ma per un giapponese usare tale frase risuonerebbe davvero, davvero strano.